Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. In questo episodio parleremo del software di videoconferenza che vi occorrerà se il vostro format di podcasting emula un talk show televisivo con una teleconferenza via rete. Ci sono alcuni programmi dedicati da usare, oppure un banale plugin per il vostro browser da installare. Questo a riprova che Google e YouTube stanno investendo molto sul fenomeno del podcasting via YouTube per agevolare gli utenti a creare contenuti. Non perdiamo tempo e andiamo quindi subito al dunque della puntata. La prima grande novità è che non serve più alcun decodificatore di software esterno per fare del live streaming via YouTube. In passato era necessario infatti affidarsi a dei software esterni, a Google, per fare del live streaming, appoggiandosi poi sulla piattaforma YouTube. Questo non è più così perché evidentemente il numero dei podcaster è cresciuto in modo elevato, YouTube ci ha investito sopra e quindi ha effettuato subito delle modifiche software, rendendo obsoleti l'utilizzo o comunque non più necessari l'utilizzo dei decodificatori esterni. Infatti, leggendo appunto dalle belle notizie del manuale di YouTube, si vede che è necessario scaricare e configurare un codificatore di YouTube, assicurarsi di aver abilitato il proprio canale al live streaming, fare clic sull'icona di ricaricamento nell'angolo in alto a destra della telecamerina, poi selezionare Trasmetti dal vivo. Si sarà catapultati nella nuova cabina di regia che ha inventato praticamente Google per YouTube, dove si dovrà configurare tutti i dati di live streaming per trasmettere dal vivo. In alto selezionare il tasto Stream, inserire titolo e descrizione e le eventuali impostazioni di privacy. Può anche aggiungere una miniatura personalizzata che rappresenta il proprio evento, in modo da pianificare il proprio live streaming per una data successiva, oppure attivare una monetizzazione. Si avvia il codificatore, poi si torna alla dashboard dal vivo e si attende che l'anteprima inizi, facendo clic su Trasmetti dal vivo sul lato destro. Per terminare lo streaming basta cliccare su Termina streaming e si interrompe automaticamente i contenuti del decodificatore. Tra le impostazioni del live streaming della nuova cabina di regia c'è da ricordarsi di attivare il DVR, che permette agli utenti telespettatori di riavvolgere il live streaming. Questa opzione viene però attivata automaticamente per default. C'è la possibilità di aggiungere un video a 360 gradi, offrendo un'esperienza diciamo 3D. Ovviamente c'è da selezionare l'opzione consente incorporamento, in modo da permettere agli spettatori di incorporare il nostro video su un sito web. Ottimizzazioni di streaming: la latenza dello stream è il ritardo che intercorre tra l'acquisizione di un evento tramite la videocamera e la sua visione da parte degli spettatori. Aggiunta ritardo: l'aggiunta in un ritardo posticiperà la visione del live streaming da parte degli spettatori di 30 o 60 secondi. Eventuali sottotitoli: dettagli di cui poter selezionare eventualmente l'imposizione del limite di età dell'evento. Importazione: si può visualizzare e copiare la chiave stream nell'URL dello streaming. Eventuale monetizzazione e chat dal vivo. Queste sono tutte le grandi novità che si possono trovare nella nuova cabina di regia. Prima dell'avvento quindi della cabina di regia di Google si utilizzava una serie di codificatori software. Il più noto e conosciuto è Open Broadcaster Software, OBS. Si tratta di un software open source gratuito per la registrazione di video e live in streaming. C'è poi Stage 10, Streamlab OBS per Windows, iOS e Android.
XSplit Broadcaster, questo solamente per Windows è indisponibile, è ovviamente disponibile in versione gratuita. Abbiamo XSplit Gamecaster, sempre per Windows, anche questo però è dedicato però al gameplay. Poi abbiamo Wirecast per Windows e Mac. Questi sono i software suggeriti da YouTube in termini di codificatori software. Per i codificatori hardware si suggerisce eventualmente AEL Server, Elgato Game Capture HD60, Epifan Webcaster X2, Live U Solo, Sling Studio, Teradek VDU Pro. Poi ci sono eventuali codificatori per dispositivi mobili se uno fosse interessato. Comunque la grande novità è che Google, investendo sulla piattaforma YouTube, permette adesso, tramite la nuova area software di cabina di regia, di effettuare streaming senza utilizzare più dei codificatori software esterni. In particolar modo ricordo che per fare streaming tenete presente ovviamente che tipo di connessione avete. Se avete una ADSL in genere sui 14 megabit, più o meno dovreste avere in upload circa 1 megabit più o meno. Se invece avete una fibra ottica intorno ai, in genere solitamente sui 100 megabit, però questi sono soltanto in download, perché in upload vi dovreste accontentare di solo 20 megabit. Quindi se avete chiaramente la fibra ottica e decidete di fare del live streaming, con 20 megabit potete abbondantemente fare televisione. Un saluto, ciao, alla prossima.